Ciao a tutti biscottini e biscottine, questa qui è una variante dell'ultima videoricetta che ho postato sul canale, quella della crostata con crema e fragole, vi lascio il link per accedervi. Questa è la crostata però con frutta varia, infatti non ho fatto una videoricetta dettagliata perché potete già vedere quel video dove vi ho lasciato i link per la pasta frolla, la crema pasticcera eccetera eccetera, però siccome questa era molto carina, l'ho fatta tanto tempo fa ma ho deciso di rifare il video per problemi legati al copyright, perché quello lì era uno dei primissimi video che avevo fatto. E quindi eccola qui, come potete vedere ho preparato la pasta frolla, vi lascio sempre il link per accedere alla ricetta della pasta frolla e della crema pasticcera. Appunto, ho realizzato la pasta frolla, come vedete la sto mettendo in forno con i legumi secchi sopra per non farla crescere troppo. Poi ho realizzato la crema pasticcera, come vedete è veramente veramente bella, questa ricetta mi piace tantissimo. Ho tagliato la frutta, che sono fragole, kiwi, banana e frutti di bosco, mi sono già preparati. Poi una volta cotta la pasta frolla, la base, ci ho messo sopra la crema pasticcera e ho cominciato a decorare divertendomi con la frutta. Potete realizzare i disegni che preferite, come vedete io sto facendo in questo modo, e al centro ho messo i frutti di bosco, poi le banane, i kiwi, le fragole, insomma mi sono sbizzarrita un po' con la decorazione. E nulla, come vi ho detto volevo soltanto mostrarvela perché era molto carina e ho tolto il video che era vecchissimo per problemi appunto legati al copyright, quelli erano proprio i primissimi video, quindi non facevo molta attenzione a queste cose, e quindi con un montaggio diverso vi ho presentato questa buonissima crostata alla frutta. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che se i miei video vi piacciono potete lasciare un like, un commentino che mi fa sempre piacere, e iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati quando carico dei video. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook, su Instagram, Google+, insomma su questi social, e che ho anche un secondo canale di recensioni di libri dove parlo un po' più di me. Un bacione al prossimo video, ciao!